Però vi ricordo che c'è stato quello che è successo, l'incidente, chiamato così il pizzino, adesso vediamo, venerdì scorso a Omnibus. Siccome ieri sera Striscia la Notizia, che ringraziamo, è tornata sull'argomento facendo il riassunto della vicenda, noi ringraziamo Striscia facendovi vedere che cosa è stato fatto ieri sera sugli schermi di Canale 5. Prego. Amici, dopo il nostro servizio sul sospetto inciucio tra il PD e il Popolo delle Libertà a Omnibus sulla 7, il conduttore Antonello Piroso è tornato, anzi è bitornato sull'argomento, ha capito? Bitornato. Come si bitorna? E si bitorna. Torna e bitorna. Ieri a Omnibus Piroso ripropone il servizio di Striscia su quello che era accaduto proprio in quello studio. Bene, vediamo dunque che cosa è successo venerdì mattina nello studio di Omnibus, nel frammento che poi è stato riproposto venerdì sera, subito a tamburo battente, da Striscia la Notizia. Il pattaccio ha come protagonisti Donadi dell'IDV, Bocchino del PDL e l'attore del PD. L'attore del PD prende giornale e penna dalle mani di Bocchino e comincia a scrivere. Poi passa il messaggio a Bocchino e con la penna gli fa cenno di leggere. Per sicurezza Bocchino capovolge il giornale col misterioso suggerimento. La torre si riappropria del giornale, strappa il pezzo di carta su cui ha scritto e fa sparire il pizzino. Oggi Omnibus è ritornato sull'argomento, ma c'è una novità. Stavolta Piroso stringe capziosamente tra le mani un pizzino e a una domanda di Paolo Liguori sentite cosa risponde. Vabbè, ne parliamo magari domani o dopodomani o nel resto della settimana. Ma tu c'hai il pizzino. Sì, ovvio. Ma tu c'hai il pizzino in mano. Sì, perché era rimasto nello studio, tutto qua, semplicemente. E beh, vediamolo. No. Oggi no, vediamolo, oggi no. Insomma, quel Piroso di un Antonello per fare uno scoop lascia intendere che il foglietto è quello originale e che nei prossimi giorni ne rivelerà il contenuto, ma per favore. Ma tu c'hai il pizzino in mano. Sì, perché era rimasto nello studio tutto qua. Sarà anche rimasto nello studio, ma come mostrano le immagini, la torre ha appallottolato il foglietto quasi lo volesse inghiottire. Quindi Piroso avrebbe dovuto trovare in studio un pizzino molto stropicciato. Come fa ad essere così bello liscio come lo mostra lui? Perché per allungare il brodo e mantenere la notizia calda, Piroso ha fatto ricorso a tutti i ferri del mestiere del giornalista. Sì, soprattutto il ferro a vapore. Va bene che i giornalisti sono abituati a piegare le notizie alle loro esigenze. Vabbè, ne parliamo magari domani o dopodomani o nel resto della settimana. Ma Piroso esagera, non solo le piega, le stira pure. Che bravo, che bravo! Sì, sì, qua. Bene, grazie Antonio Ricci, grazie Ezio Greggio, grazie agli Iacchetti. Ovviamente per cortesia facciamo entrare il reperto archeologico così, ecco. Grazie. Con la musica di X-File, lo faccio vedere a favore di camera, così svegliamo parte dalla busta il reperto numero uno. A favore di camera, se potete inquadrarlo stretto, vi lascio uno sfondo, il pizzino che appunto abbiamo trovato in studio, dice io non posso dirlo, ma il precedente della Corte Costituzionale, punto di domanda, Pecorella, punto di domanda, ed è questo che è rimasto qui nello studio alla fine della puntata. Eccolo qua. E con questo abbiamo risolto. Vedo Polito che già golosamente dice me lo passi per il mio giornale, io te lo passo volentieri, perché tanto non mi sembra che poi questo sia un problema, diciamo così, fondamentale della politica italiana. Ci sono scambi, contatti fra le parti, come giusto che sia. Ritanna Armeni, che era perplessa prima, adesso è ancora più perplessa, ancora perché più ha perplessa. Visto questa mia piccola pantomima. No, molto divertente, però. Molto divertente, non so se per la torre ho lo pensato sia. Che lei ci avesse messo anche un po' di amido, sai? No, 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 lo abbiamo ricomposto con lo scotch e poi lo doniamo a Polito, che ne farà l'uso che meglio crede. Che cos'è che prima si è. Cioè, sei diabolico, quello di ieri era falso, palesemente era ragione. E invece quello vero te ne. Vabbè, però io non mi fido più di te. Vabbè, pazienza.